Mister, buongiorno. Buongiorno. Vigilia importante di Monza Pisa, tu ne hai già vissute tante, no, di queste vigilie. Ti chiedo se è la vigilia più importante da quando fai l'allenatore, perché sappiamo bene che peso ha questa possibile promozione per il Monza. Non lo so, non ci voglio pensare, nel senso che è sicuramente la più importante dell'anno, perché nel momento storico che stiamo vivendo sono due partite, o vinciamo o non vinciamo, quindi sicuramente è importante, decide una stagione, quindi lo è sicuramente. Ieri la prima visita quest'anno da parte del patron Berlusconi dopo un allenamento, vorremmo sapere qualche curiosità, cosa vi ha detto per caricarvi? Ha detto le stesse cose che mi dice sempre al telefono, le ha dette alla squadra, le aveva dette prima della partita a Brescia, nell'andata della semifinale playoff, e ieri ha fatto più o meno lo stesso discorso sulla falsariga di quello precedente. Buongiorno mister, cosa vi ha insegnato la doppia partita col Pisa in campionato, soprattutto la seconda, penso, il ritorno con la sconfitta di Monza? Si porta a casa sempre qualcosa, dalle situazioni positive a soprattutto le cose negative, visto che poi la partita nel risultato è stata negativa, o le partite nel risultato sono state negative, quindi ne faremo tesoro. In tre giorni si decide tutto, tra andata e ritorno, la gestione dei giocatori, anche perché la situazione in infermeria rimane un po' quella della partita in semifinale con Brescia. No, penso che stiamo migliorando qualcosa, è chiaro che come è successo nelle altre partite, visto che giochiamo la sera, la conta definitiva, la formazione definitiva, chi far scendere in campo, chi far entrare a partita in corso, fino a domani mattina mi tengo questo dubbio. È chiaro che abbiamo preparato, abbiamo cercato di lavorare con più opzioni e poi sceglierò, come è successo e come vi dico sempre, una squadra che inizia con la possibilità di fare dei cambi, quindi la squadra che inizierà è quella che starà meglio fisicamente e mentalmente. Salve, visto l'ambiente che si creerà a Pisa, pensa di comunque giocare un'andata, cercare di portare a casa il più possibile, quindi alla moto all'arrembaggio, oppure una partita più attendista, perché comunque si capisce che 80 minuti bisogna quindi anche. No, io non ho questi percorsi mentali in testa. Cercheremo di fare la partita, cercheremo di vincerla, così poi come succederà a Pisa dipenderà dal risultato dell'andata. Non so come finirà l'andata, ma noi giochiamo sempre per vincere, come poi è successo a Brescia. A Brescia siamo andati per cercare di fare la partita e di vincerla, è successo, la stessa cosa è successo nel ritorno. Ho lo stesso pensiero col Pisa, non ho strategie diverse, perlomeno per quello che riguarda la prima partita. Non posso pensare alla prima partita poi cercando di gestire la seconda, finché non ho in mano il risultato della prima. Però di solito noi abbiamo questa mentalità qua. Mister, più che sul contenuto vado sulla sensazione, sull'emozione. Cioè il Milan di Berlusconi e Gagliani si è costruito al centro sportivo, con le visite del presidente, con le cene, i pranzi, con anche l'amministratore delegato. Ci sono state cene e pranzi con l'amministratore delegato, c'è stata la visita del presidente. Cos'è cambiato? Vi ha dato qualcosa in più a livello di clima, di testa, di sensazione? Parto dal presupposto che non è cambiato niente. Noi ogni vigilia di partita siamo sempre con col dottor Gagliani, c'è anche il dottor Pellegrino, a volte è arrivato anche il presidente Berlusconi. Non è cambiato niente, è chiaro che adesso è stata pubblicizzata la visita a Monzello del presidente, era la prima volta che veniva quest'anno al centro sportivo, ma si è presentato altre volte alla squadra, quindi non cambia davvero niente. Averli vicino cambia, e diciamo che sarebbe stato bello sempre averli, però hanno anche altri impegni e quindi magari più si avvicina la partita più magari fanno valere la loro vicinanza, parlo a livello fisico.
però sono sempre, sempre vicini. Aumenta l'importanza e lei ha in rosa giocatori che la Serie A la conoscono, l'hanno vissuta, sanno cosa significhi. Mancuso è uno di questi. Adesso che le partite, che ne mancano due, che sono decisive e che arriva da un gol segnato molto importante, è scattato qualcosa nella sua testa? Me lo auguro, è sicuramente una freccia da poter mettere nell'arco. Non è tanto conoscere la Serie A, ma qua bisogna conoscere la Serie B, quindi mantenere la mentalità, continuare a lavorare così. Queste due partite sono da dentro fuori e quindi bisogna lavorare molto, molto meglio nei dettagli, e quindi l'attenzione, la determinazione, la cattiveria nel fare le cose farà la differenza. Sì, buongiorno mister. Michael mi ha bruciato la domanda, volevo chiedere anch'io su Mancuso e le faccio una domanda sul reparto avanzato. È arrivato l'asset di Vittier per Mancuso. Questa sana concorrenza lì davanti ha aumentato gli stimoli agli attaccanti che comunque stanno facendo molto bene in questa fase? Sì, danno la possibilità a me di poter scegliere chi è più fresco, e questa competitività cresce di giorno in giorno. Come mi succede spesso nel finale di stagione, non vorrei che finisse mai il campionato, perché poi i ragazzi escono fuori in tutto quello che è stato il loro percorso. Fortunatamente abbiamo visto nelle ultime partite che stanno anche bene, e quindi quello che mi premeva più di tutto è averli a disposizione, e parlo di condizione fisica, condizione mentale, ma soprattutto di salute. Danno la possibilità a me di poter gestire la rosa in quelli che sono i disponibili, e quindi in queste due partite, e poi visto il calendario, perché mi sembra assurdo giocare dopo due giorni a Pisa una partita che è dispendiosa dopo quella di domani. Mi sarebbe piaciuto giocare dopo 4-5 giorni, però bisogna gestire le forze, quindi in base a quello che ci dirà poi il dopodomani vedremo di gestire le forze per domenica. Giovanni, domenica sera ho apprezzato a livello personale la pacatezza di Nicolini, sempre misurato ed equilibrato, e mi sono permesso di chiedermi chi deve essere favorito tra Monza e Pisa. E lui ha detto il Monza per l'ampiezza dell'organico e per la qualità dei giocatori e per il calcio propositivo di Stoppa. Il Pisa è una squadra molto tignosa, e io mi permetto di aggiungere che rispecchia la personalità del suo allenatore, che io ricordo quando giocava, me lo ricordo soprattutto nel Castel di Sangro, perché ha giocato in Serie B contro il Monza, era un difensore tignoso. Reputi giusto questo confronto tra un calcio propositivo che è proposto da te, che sei un centrocampista offensivo, e un calcio un pochino più tignoso proposto da un Pisa che è guidato da un tecnico? Allora, partiamo dal presupposto che stimo D'Angelo da sempre. Sta portando a casa un lavoro di 3 anni o di più anni. Non vorrei dimenticare che anche individualmente il Pisa non è così male, e ci sono anche delle scelte da poter attingere. Però è chiaro che voglio guardare la mia squadra. Per quello che è la proposta di calcio, io non so se è stato il mio trascorso, però penso di essere capace a fare una certa cosa e continuerò a farla. È chiaro che non si può fare un certo tipo di calcio, anche se cercando una prestazione tecnica, senza mettere in campo alcune componenti. Sappiamo che affrontiamo una squadra che fa dell'agonismo, fa del pressing, fa della capacità di attenzione, della capacità caratteriale a fare la partita, oltre alle doti tecniche che ho appena detto, la sua dote migliore. Però se noi non mettiamo in campo certe componenti, usciamo, ve lo ridico, usciamo con le ossa rotte. Quindi cercheremo di fare la partita come deve essere fatta, perché poi la partita che abbiamo perso in casa, quella di ritorno, abbiamo sbagliato delle cose banali, cosa che poi è successa
anche col Brescia nella metà del primo tempo. Noi non possiamo permetterci di sbagliare uno stop, di sbagliare un passaggio e far ripartire l'avversario così gratuitamente. Ecco, se limiamo le cose banali, le cose semplici, penso che possiamo diventare ancora più forti sul campo. Vorrei questa attenzione. Ciao mister. Secondo te influisce o può influire che la finale sia proprio con il Pisa, sull'avvicinamento, sulla partita stessa, proprio che l'avversario sia il Pisa, tra tutte quelle che potevano esserci? Io guardo la classifica, nelle prime quattro ci sono le prime due chiaramente promosse e le altre due che fanno la finale playoff. Quindi in un certo senso vanno a rispecchiare quelli che sono stati i percorsi durante questo campionato. E che sia emotivamente proprio con il Pisa? No, devo dire che emotivamente sì, c'è una storia che si ripete, ma sono troppo concentrato a quello che sta succedendo, non a quello che è successo. Troppo importante quello che si andrà a fare domani sera e domenica sera per pensare al resto. Lo dico con rispetto, eh. Buongiorno mister, le chiedo se ha lavorato sull'approccio proprio delle due partite viste con il Brescia e se il non essere, non partire con i favoritismi anche del risultato può aiutare, e le chiedo come gestirà Carlos Augusto ed Alessandro, che penso abbiamo visto forse la migliore prestazione stagionale di Carlos Augusto e Alessandro che è entrato dimostrando tutta la sua fame. Sostituendoli. Li facciamo riposare. Così almeno sono più freschi. A parte la battuta, c'è sempre stata la preparazione all'inizio della partita, c'è sempre stata l'attenzione, l'approccio è sempre stato di attenzione da parte della squadra. È chiaro che possiamo fare sicuramente meglio, lo abbiamo dimostrato. Credo che nelle due partite del Brescia abbiamo migliorato, perché se a Brescia abbiamo sofferto 20-25 minuti, con la partita in casa soltanto 10 o 15 minuti, quindi già stiamo migliorando in questo senso. La partita di domani sera sarà probabilmente sulla falsa riga, perché comunque sappiamo gli atteggiamenti del Pisa, soprattutto all'inizio dei tempi, quindi dal primo tempo, subito all'inizio della partita o all'inizio del secondo tempo, e quindi bisogna tenere botta, giocare palla su palla, cercare magari anche di poter essere un pochino più sporchi. Dico cose banali, però d'altronde per ovviare a determinate cose dico anche, prima ho accennato a un palleggio migliore, ecco, se avessimo un palleggio migliore, ma questo non dipende solo dalla partita di domani sera, ma tutto quello che è stato il nostro percorso. Quando tieni la palla e la tieni bene, gli avversari corrono vuoto, quindi bisogna essere più bravi in questo. Da una parte lavorare più in maniera pratica, dall'altra in maniera più tecnica. L'ultima vista ieri, la Lega di Serie B, non so se l'hai visto, ti ha dedicato un bel post ricordando una tua vecchia intervista sul Monza dove avevi dichiarato che questo è un paradiso, lo pensi ancora? Davvero? Quando giocavo? Sì, ieri era Bellino forse. Sì, adesso è un paradiso un po' diverso, è un ruolo diverso, mi piacerebbe lo sia. Ma dai, si sta bene, il ruolo è diverso, poi probabilmente era un'intervista che in un percorso ormai già fatto, quindi dopo la conquista di un campionato, la Coppa Italia, i primi anni da protagonista nel calcio dei grandi, e quindi sicuramente Monza ha rappresentato, l'ho detto anche l'altra sera nel post partita, no? Quello che rappresenta Monza per me, sì, non è soltanto si sta bene, c'è un qualcosa di diverso.